Ciao a tutti, oggi vediamo come fare il time remapping all'interno di Premiere Pro. Il time remapping è una tecnica che permette di effettuare un cambio di tempo, come per esempio uno slow motion, ma facendo in modo che questo avvenga in maniera fluida, quindi con un'accelerazione o decelerazione del tempo della ripresa e quindi che non ci sia uno stacco brusco tra il momento in cui la ripresa ha una certa velocità rispetto alla successiva. Abbiamo già visto in un precedente tutorial come si cambia il tempo a una clip e quali sono i metodi giusti per farlo. Mentre per quanto riguarda il time remapping, selezioniamo la nostra ripresa. In questo caso abbiamo una ripresa da un drone molto lunga e che vogliamo accelerare solo in alcuni punti. Se noi utilizzassimo la tecnica tradizionale, dovremmo per esempio effettuare un taglio della parte che vogliamo accelerare, andare su Speed Duration, mettere per esempio 300% e avremo effettivamente un cambio di tempo. Il problema è che questo avviene in maniera brusca, quindi abbiamo un'accelerazione e poi improvvisamente la ripresa ritorna alla velocità normale. Questo problema è evitabile proprio con il time remapping. Vediamo come fare. Ampliamo la nostra traccia in modo da vedere meglio, clicchiamo col tasto destro e andiamo su Show Clip Keyframe. Vedete che ci sono diverse opzioni, tra le quali Time Remapping. E quindi assicuriamoci che sia selezionato Speed. Questo significa che la linea che vediamo qui rappresenta la velocità della clip. Se noi la andiamo a cambiare, vedete che c'è una percentuale, andiamo effettivamente a cambiare la velocità. Se metto per esempio il 50%, cioè vedete che ha moltiplicato, ha allungato la ripresa. Quello che dobbiamo fare è semplicemente animare questa curva. Se andate sul controllo effetti vedete che avrete il time remapping e potete controllare quello che state facendo anche in questo menu. Scegliete lo strumento penna e con questo potete aggiungere i keyframe, quanti ne volete. Facciamo l'esempio di prima, quindi partiamo dalla ripresa iniziale. Per esempio facciamo in modo che dopo pochi istanti incominci l'accelerazione. Mettiamo il primo keyframe e poi andiamo al secondo keyframe, che è quello in cui vogliamo tornare alla velocità normale o comunque cambiare la velocità, per esempio in corrispondenza di questa ripresa. Abbiamo i due keyframe, vedete che sono stati aggiunti. A questo punto dobbiamo cambiare la velocità. Per farlo facciamo come abbiamo fatto poco fa. Selezioniamo l'intervallo centrale, ci scegliamo una velocità, per esempio potremmo fare il 300%. In modo che sia molto visibile, anche di più. Ecco, vedete che la ripresa è cambiata, perché chiaramente questo blocco va molto più veloce di prima. A questo punto vediamo un'anteprima, ma dovremmo avere lo stesso effetto di poco fa, quando abbiamo fatto dei tagli alla clip. Esatto, vedete che l'azione è improvvisa, quindi si passa dalla ripresa normale, veloce, e poi di nuovo normale. A questo punto, per fare la decelerazione che abbiamo detto, ci basterà andare su il keyframe, vedete che è come se fosse diviso a metà, e trascinare verso destra in modo da creare questa curva che mostra proprio il fatto che il cambio di valore non avverrà improvvisamente come prima, che era una linea retta, ma gradualmente. Quindi questa è la curva di accelerazione che ci fa passare da questo tempo a questo. Possiamo anche ampliare la tendina qui per vedere la stessa cosa in questo menu. E facciamo la stessa cosa anche per il ritorno. Possiamo farlo anche molto più lento. E vedete che possiamo anche cambiare eventualmente la forma della curva per farla ancora più morbida. Consiglio qua è di zoomare il più possibile. Cambiando questo valore vedete che la curva diventa più morbida e quindi il passaggio sarà ancora più fluido. Lo facciamo anche qui. E vediamo il risultato. Ecco qua, è visibile proprio come il passaggio sia particolarmente fluido. Questa operazione noi la possiamo fare in qualsiasi momento, anche più volte, e quindi giocare tranquillamente con i parametri. Per esempio, io potrei invece che tornare alla velocità normale andare addirittura a rallentare la parte finale della ripresa. E ci basta trascinare la curva, per esempio andare un 50%. E quindi lo scarto fra le due riprese sarà ancora più evidente, quindi si passa da un 300% a un 50% di velocità. In questo caso la curva ci è molto utile, perché ci permette di avere un passaggio graduale, invece che improvviso.
Questo era un modo per effettuare un time remapping molto rapidamente e in modo semplice all'interno di Adobe Premiere CC. Fatemi sapere se vi è stato utile e noi, come al solito, ci vediamo al prossimo video.